Bentornati, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi un video estemporaneo, non era previsto che io oggi registrassi, ma siccome dalla scuola arrivano notizie drammatiche di classi decimate, di bambini che stanno malissimo, ho deciso, dico, senti, non ho tanto tempo oggi, però magari mi porto avanti con un video. Siccome però il tempo è tremendo fuori, sono dovuta venire a registrare in camera, infatti vedete la camicia di Mister Marito da stirare appesa e probabilmente vedrete anche me, eccomi nello specchio dietro di me, perché la camera non è esattamente. Però c'è tanta luce, sono le finestre e quindi siamo qui. Come avete detto dal titolo, oggi vi mostro gli ultimi acquisti fatti su Libraccio qualche settimana fa. Sì, qualche settimana fa. In realtà mi sono ripromessa di non comprare più libri su Libraccio fino a fine anno, fino a dopo Natale. Non so se riuscirò a mantenere questo buon proposito, però tant'è. Questo è l'ultimo ordine che ho fatto. Sono 2, 4, 6, 8 libri. Comincio con un'autrice di cui parlo spessissimo sul canale, che è Amélie Nothomb. Sto recuperando tutta la produzione di Amélie Nothomb, che è una produzione vastissima. Aspetta che mi strozzo. Una produzione vastissima, vi dicevo, quindi c'è sempre qualcosa da leggere di Amélie Nothomb. Quando le trovo a metà prezzo su Libraccio, in genere non me li lascio mai scappare, in tutti gli ordini in genere c'è almeno una Amélie Nothomb. Ho recuperato quello che dovrebbe essere ancora l'ultimo, se non sbaglio, perché in teoria non è ancora uscito nient'altro, perché con Nothomb è difficile, pubblica molto spesso e molto frequentemente. Che è Primo Sangue, che appartiene, entrambi i libri che ho preso in realtà appartengono a quel filone di cui parlavo un paio di settimane fa qua sul canale di autofiction, autobiografia, ovvero quei romanzi nei quali Amélie Nothomb parte da uno spunto reale della sua vita per raccontare parte della sua autobiografia, chiaramente in chiave fiction o quantomeno fictionalizzata, questo termine è tremendo, ma non ho ancora trovato un'alternativa. Primo Sangue è un romanzo, sempre in stile Nothomb, tutto incentrato sulla figura del padre. Il padre di Amélie Nothomb è stato un funzionario, un diplomatico belga di grande rilievo. Io non ero a conoscenza di questa cosa, nel senso sapevo che era un diplomatico, che era stato ambasciatore in Giappone in particolare, lo sapevo perché avendo letto altro del filone autobiografico di Nothomb, appunto se ne parla, viene nominata questa cosa. Non sapevo però che avesse avuto una vita così peculiare. Sono molto incuriosita dalla lettura, perché appunto in questo caso non è più autobiografia, ma è più ricostruzione della memoria familiare. Mi fa ben sperare. Altro romanzo di Nothomb che fa sempre parte di questo filone, ma se ne discosta per stile, è Una forma di vita. Una forma di vita dovrebbe essere un romanzo epistolare. Se avete mai cercato informazioni su Amélie Nothomb, forse sapete che è uno di quegli autori che invita sempre i fan a scriverle delle lettere. E Amélie Nothomb risponde alle lettere, lei personalmente, alle lettere dei fan. È una sua peculiarità che la rende molto amata e apprezzata ovviamente dai fan. In questo caso racconta dunque la guerra in Iraq a Baghdad, quindi sarà agli inizi dei 2000, di quando ha ricevuto una lettera da un certo Melvin Maple, soldato americano obeso di stanza a Baghdad, appunto. Lei gli risponde: c'è uno scambio epistolare, poi a un certo punto questo Melvin sparirà e Amélie Nothomb deciderà di cercarlo, di mettersi sulle tracce di questo soldato che non le ha più risposto. Mi intriga moltissimo, sia perché trovo bellissimo l'atteggiamento dell'autrice che risponde, che instaura dei rapporti di tipo personale con i fan, con i lettori. E sono molto incuriosita anche dal filo di trama, dalla storia, insomma, che si prefigge di raccontarci. Un romanzo di cui in realtà so molto poco, se non che ne hanno tratto una serie TV che mi incuriosiva, poi però ho scoperto che c'era il libro e ho deciso che forse mi piaceva di più
approcciarmi al libro è Chiamate la levatrice di Jennifer Worth. Jennifer Worth che è stata, perché è morta nel 2011, infermiera fino agli anni 70 e che ha scritto appunto una trilogia dedicata alla sua esperienza come levatrice nella zona, nell'antica zona proletaria di Londra. Quindi c'è Chiamate la levatrice, Tra le vite di Londra e Farewell of the East End. Oltre 1 milione di copie vendute in Gran Bretagna, serie TV, già tratta almeno le prime 2 stagioni, se non sbaglio. Quindi di cosa tratta? Di questo. È un romanzo semi-autobiografico nel quale lei racconta la sua esperienza di levatrice in questo contesto popolare di metà Novecento, perché lei è nata nel 1935, quindi dovrebbe essere intorno agli anni 50, nella Londra proletaria, appunto, e ci sono le vite di queste persone. Quindi la cronaca, quasi un diario delle giornate di una levatrice nell'East Side di Londra, inizia anni 50. Con lei si entra nella realtà delle Docklands, vite proletarie che sembrano immagini della plebe ottocentesca più che cittadini lavoratori del democratico Novecento. Si entra in questa desolazione impensabile con una voglia di verità quotidiana raramente riscontrabile in un libro, ma anche con una rispettosa allegria, con la sicura fiducia che quel mondo stia per finire, senza rimpianti, grazie ai radicali cambiamenti apportati dal sistema sanitario nazionale appena nato, come fu poi almeno fino ad oggi. La fresca verve di Jennifer Worth nel trattare una materia così cruda crea una formula ingegnosa. Chiaramente parlano di un aleggiante effetto Dickens, perché chi ha fatto della descrizione delle fasce più in difficoltà della società inglese e di Londra in particolare è sicuramente Charles Dickens. Mi intrigava moltissimo. Poi cosa ho preso? Allora ho recuperato un saggio che puntavo da un po' nella mia lista dei saggi, ed è La voce dell'altra, scritture ibride tra femminismo e postcoloniale di Lidia Curti. Ora, femminismo e postcolonial sapete essere due capisaldi della mia formazione e due aree che mi incuriosiscono e mi intrigano sempre moltissimo. Lidia Curti è critica femminista e professore onoraria di letteratura inglese all'Università di Napoli, l'Orientale. Ha recentemente pubblicato saggi sulla letteratura diasporica femminile, la migrazione nelle pratiche artistiche e gli sviluppi teorici del pensiero femminista contemporaneo. Ovviamente parliamo di un saggio accademico, quindi non di una letturina proprio di divulgazione, ma mi incuriosiva moltissimo. La voce dell'altra ha rinnovato i linguaggi della scrittura femminile, valicando i confini tra discipline, muovendosi tra lingue e culture diverse, dando voce al corpo secondo un'estetica del discontinuo, dell'asimmetrico, capovolgendo i canoni del bello e del brutto, corteggiando l'eccesso e la mostruosità, tra innesti, metamorfosi e contaminazioni. Partendo dal pensiero femminista, l'autrice esplora la scrittura delle rappresentanti di una diaspora etnica, culturale e identitaria del mondo anglofono e francofono, nelle loro diramazioni multiple, senza trascurare chi scrive nella nostra. Le protagoniste di queste pagine sono le testimoni di oppressioni e discriminazioni, di scontri tra mondi diversi, di resistenza e rivoluzione, di tortura e martirio. È un testo del 2018, quindi tutto sommato abbastanza recente. I capitoli sono parole, immagini, corpi, dietro lo schermo della rappresentazione, e qui si parla anche di mostruoso, per esempio, madri e figlie, le voci della subalterna, lo sguardo occidentale, maschere di conquista. Questo capitolo, c'è un sottocapitolo che si chiama Clarissa Dalloway, la malinconia post-imperiale, che è una definizione perfetta di Mrs. Dalloway. Vicino a casa, lontano da casa, voci di un impero minore e poi transiti verso il futuro. C'è anche, notavo, una bibliografia e una filmografia, quindi riprende anche i media, non soltanto la letteratura ma anche la filmografia, appunto. Quindi non solo scrittura ma anche immagine.
molto molto intrigata e incuriosita. Poi ho recuperato due classici, perché classici che non ho letto ce ne sono a bizzeffe. Prima di tutto, George Sand. George Sand, autrice Amandine Dupin, dalla vita straordinaria, ammirata in patria da Flaubert, Hugo e Balzac, amata da George Eliot, Charlotte ed Emily Bronte. La George Sand ebbe una vita scandalosa, segnata da una ferrea volontà di emancipazione. Chiaramente sceglie uno pseudonimo maschile per dare libero sfogo al suo talento, ma George Sand era anche quell'autrice che sceglie di vestirsi da uomo, di indossare abiti da uomo per accedere ai luoghi proibiti alle donne. Tra il 1832 e il 1833, quindi in un anno, pubblicò Indiana, Valentine e Lélia, i cosiddetti romanzi passionali, che la fecero conoscere in tutta Europa. L'adesione agli ideali socialisti la spinse a prendere parte ai moti del 48, fu amante di Chopin, tra gli altri. Nel 51 si ritirò, 1851, si ritirò a vita privata e continuò a scrivere fino a 72 anni. Quando morì nel 1876, Victor Hugo scrisse: «Piango una morta, saluto un immortale». Indiana è proprio il primo di questi tre grandi romanzi, chiamati appunto romanzi passionali. Il sottotitolo è Le passioni di Madame del Mar. Indiana o Le passioni di Madame del Mar. Perché mi intrigava in particolar modo questo romanzo di George Sand? Perché la protagonista è creola. E quindi in qualche modo è un affrontare temi legati al colonialismo nell'Ottocento francese. Ah, senza voce. Creola e parigina, eterea e appassionata, ribelle e sottomessa, l'impasto degli istinti contrapposti fa della protagonista di questo romanzo una delle eroine più emblematiche dell'Ottocento francese. Indiana è nata nell'isola di Bourbon, al largo del Madagascar, nel mezzo dell'Oceano Indiano, ma il lettore la incontra in una ricca dimora della campagna francese, nei panni di Madame del Mar, sposa infelice di un matrimonio combinatole dalla zia, che ha voluto così riscattarlo da una vita da schiava all'altro capo del mondo. Rassegnata a un'esistenza priva di gioie, Indiana si lascia andare a uno struggimento che sconfina nella consunzione, al fianco di un marito vecchio e collerico, e sotto l'ala protettiva del taciturno Sir Ralph, fedele ma troppo compassato amico d'infanzia. Ed ecco che una notte irrompe nella villa l'affascinante Raymond, un aristocratico di belle speranze, da poco trasferitosi in campagna, che tutto sovverte. Bastano poche pagine per avvincere il lettore in un turbine di emozioni e colpi di scena. Raymond, l'affabulatore, già fabulatore, dapprima seduce Nun, la bella domestica creola, e poi rapisce il cuore della stessa Indiana. L'incostanza delle passioni e l'ingannevole personalità di Raymond spingeranno Nuna a gettarsi nel fiume in piena. Oh no, ma come no? Non mi devi raccontare tutto. C'è questo piccolo problema. Non mi dovete raccontare tutto. È vero che è un classico, però, cioè, no, voglio sapere già cosa succede. Vabbè, giusto, credo di avervi dato l'idea. Altro classico che non ho ancora letto e ho voluto recuperare è La casa della gioia di Edith Wharton. Quindi torniamo negli Stati Uniti, torniamo, non ci eravamo mai andati, ma torniamo alla letteratura inglese invece. Edith Wharton è erede di una ricca dinastia, di una ricca famiglia newyorkese che comincia a scrivere giovanissima, ma che inizia con le raccolte di racconti solo nel 1899. Lei è del 1862, quindi ha 30 anni circa. Poi il primo romanzo, ma il primo grande successo di pubblico, cioè il libro che l'ha resa più celebre, è sicuramente La casa della gioia, dove racconta le vicende di Lily Bart, giovane, di belle speranze, bella, affascinante, fa parte di una famiglia bene dell'ambiente newyorkese, ma la rovina economica della sua famiglia la porta a dover compiere una scelta obbligata, che è quella di un matrimonio di convenienza, un matrimonio che chiaramente sarà foriero di tristezza, sventura e demoralizzazione. Lily consacra la sua giovinezza alla ricerca dell'uomo giusto, decisa a rappresentare per lui l'unico bene che gli procurasse tanto orgoglio da spenderci su un mucchio di quattrini. Eppure, nonostante abbia ogni qualità per riuscire,
fallisce continuamente, per una sorta di indolenza che la porta a perdere tutto proprio quando si trova un passo dal successo. I suoi sono peccati veniali, eppure la società a cui Lily ambisce può perdonare qualsiasi cosa, ma non piccole mancanze e trascuratezze. Ah, quindi forse non riesce a sposarsi. Ah, interessante. Quindi è la ricerca di un buon marito. Mi intriga ancora di più. Edith Wharton mette in scena la città che conosce bene, piatta e frivola, una società irresponsabile alla ricerca del piacere, e lo fa alla luce di un'intuizione geniale, perché una società frivola può acquistare un significato drammatico soltanto attraverso ciò che la sua frivolezza distrugge. Edith Wharton. Autore classico, ma testo, secondo me, non così diffuso e conosciuto come... almeno io non l'avevo mai occhieggiato, è Il diario di Eva di Mark Twain. Allora, Mark Twain è un personaggio abbastanza ambiguo. Sono molto curiosa di vederlo nei panni di Eva, nel senso che qui Mark Twain cosa fa? Ricostruisce in forma di diario il diario di Eva. Quella Eva lì, questa Eva qui, quella del Paradiso Terrestre. È una delle sue ultime opere, perché è del 1906 e lui morì nel 1910. E chiaramente non condivide con gli altri romanzi per cui Twain è famoso lo stile picaresco, i protagonisti ragazzini e avventurosi. Infatti, il diario di Eva affiora alla superficie della produzione di Twain come un reperto anomalo rispetto sia ai romanzi di avventura sia agli scritti di satira politica successivamente riscoperti e rivalutati dalla critica. È la storia narrata in prima persona di Eva nei giorni della creazione del mondo. Delizioso, affascinante racconto, talvolta comico, con le illustrazioni d'epoca di Lester Ralph. Mi intrigava, questa cosa qui mi... quando l'ho vista... recuperiamola. Poi invece un'uscita più recente, se non sbaglio, 2022, luglio 2022, Fazzi Editore, Una famiglia moderna di Helga Flatland. Allora, Helga Flatland è norvegese e con Una famiglia moderna, che è il suo romanzo di maggior successo ad oggi, arriva per la prima volta nelle librerie italiane. Ok, ritratto dolce amaro di una famiglia che si trova a un punto di svolta, premiato dai librai norvegesi come miglior libro dell'anno, in testa alle classifiche di vendita, un commovente romanzo fatto di rimpianti, affetti e intuizioni rare, che ci incoraggia a osservare un po' più attentamente le persone a noi vicine e ci rivela che non è mai troppo tardi per cambiare. Ci stiamo lasciando. Tre brevi, semplici parole che innescano un terremoto. Quando Liv, Helen e Akon arrivano a Roma insieme ai genitori per festeggiare il settantesimo compleanno del padre, tutto si aspettano tranne quello che sta per accadere. I genitori annunciano che hanno deciso di divorziare. Scioccati e increduli, i fratelli cercano di venire a patti con questa decisione, che inizia a riecheggiare nelle case e nelle famiglie che hanno a loro volta creato e li costringe a ricostruire la narrativa condivisa della loro infanzia e della loro storia familiare, ma soprattutto a ripensare la propria visione sulle relazioni di coppia. Beh, carino! Voi mi guardate così stupita perché io a volte non rileggo le trame, me le ero segnate in wishlist, sapevo che era un romanzo ambientato in una famiglia, perché non lo chiamerei familiare. Bello. C'è un accenno di Ingmar Bergman in questo ritratto di una famiglia completamente normale che scava in profondità e ti strazia il cuore. Aspettative altissime. Staremo a vedere. Bene, questi erano i libri che ho recuperato nell'ultimo ordine libraccio. Fatemi sapere se li avete letti e se c'è qualcosa che vi intriga particolarmente. Questo saggio qua penso che mi farà compagnia per molto tempo, perché lo vedo bello denso, lo vedo proprio bello, bello ciccione, però ci va. Ah, si parla anche di Anita Desai. Anita Desai, abbiamo letto quest'anno qualcosa nel... era uno dei romanzi del percorso indiano, se non sbaglio, Anita Desai. Se no, avevo pensato di metterlo e non l'ho inserito. Forse l'ho inserito, forse era quello di quest'estate. La memoria, tutto, proprio
una memoria pachidermica, proprio enciclopedica. Va bene ragazzi, fatemi sapere appunto cosa ne pensate di questi libri, se avete qualcosa da suggerirmi. Io vado a bere un bicchiere d'acqua perché stamattina completamente senza voce, tenete le dita incrociate che la salute regga, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo sempre qui sul canale per parlare ancora di libri. Ciao!